Siamo qui con Ernesto Vagnoni per parlare della sua ultima opera, il progetto Finché c'è il sole. Allora Ernesto, ci vuoi parlare a grandi linee del tuo progetto? Sì, diciamo che ho scritto questa sceneggiatura 4 anni fa, e, diciamo in virtù di poter formare le nuove generazioni, perché saranno loro i futuri cittadini, i futuri politici, i futuri imprenditori che amministreranno il nostro pianeta. Il film tocca tantissimi temi, tra cui praticamente il nostro territorio, la bellezza del nostro territorio, il terremoto, l'integrazione sociale, il bullismo e poi naturalmente l'ambiente. Diciamo che è partita da un'esigenza soprattutto perché siamo arrivati in un punto di non ritorno, nel senso che oramai l'uomo è arrivato a un punto in cui sta in qualche modo finendo le risorse del pianeta. Quindi era giusto toccare, sensibilizzare le nuove generazioni e far capire che questa è casa nostra. Devo naturalmente ringraziare i vari enti che hanno dato l'opportunità di poter realizzare questo cortometraggio e associazioni, tra cui il BIM, il Comune di Montebrandone, Castignano, il Comune di Castorano, Sant'Elpidio, Monzampolo, Rocca Fluvione. Sono tutti comuni che comunque hanno abbracciato a chi chiusi questo progetto e speriamo che abbia un buon risultato. L'intento è quello di poterlo divulgare attraverso il BIM, tutte le città, i paesi che sono abbinati, diciamo, al BIM, il lungometraggio, non solo perché il film verrà messo su una piattaforma che tutti quanti lo potranno vedere, che si chiamerà il sito www.finchecesole.it. Perfetto, la ringrazio. Grazie.